Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom e in questo nuovo video vi farò vedere come sbloccare la canzone segreta nella nuova mappa zombie Zetsubou no Shima del DLC Eclipse di Call of Duty Black Ops 3. Come ogni canzone sulle mappe zombie dovremo attivare tre determinati oggetti. In questo caso saranno tre scimmiette sparse per la mappa. La prima la potremo trovare nella direzione del laboratorio A, nella zona dei ragni. Quindi noi ci dirigiamo appunto nella zona del laboratorio A, dopo aver sbloccato le svariate porte. Quindi tenetevi da parte un po' di punti appunto per sbloccare le porte. E ci dirigiamo qua appunto nella zona dei ragni, questa qua dove ci sta appunto l'elemento 115. E troveremo qua sulla cassa una scimmietta. Noi premiamo il tasto di interazione appunto per interagire con la scimmietta e sentiremo un suono se l'abbiamo attivata correttamente. Ok, adesso ci dirigiamo verso la seconda scimmietta da attivare. Sono davvero semplici queste scimmiette da trovare, in quanto sono in una zona molto ristretta, non è come ad esempio The Rising Drake o The Giant che erano diciamo in una zona più ampia. Qua sono in una zona molto 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 più ristretta. Ok, adesso qua siamo nel laboratorio B e per trovare la seconda scimmietta non dovremo fare altro che appunto aprire la porta del laboratorio B, che costerà se non sbaglio 1000 punti, e dirigerci su nel piano appunto sopraelevato, come potete vedere, e troveremo la scimmietta qua su un tavolo vicino a una radio. Premiamo sempre il tasto di interazione per attivarla. La terza e ultima scimmietta sarà un po' più complicata da trovare, in quanto noi dovremo aprire il bunker. Per aprire il bunker dovremo aver attivato i generatori. Se non sapete ancora come farlo, vi ho lasciato un tutorial nel canale, cioè ho fatto un tutorial nel canale. Ok, una volta entrati nel bunker dovremo aprire questa porta, che sarebbe quella degli esperimenti, diciamo, nella stanza dove fanno gli esperimenti. Noi ci dirigiamo qua sotto nella stanza dell'obitorio, e qua vicino al KT4 ci sarà la scimmietta sopra un lettino. Ok ragazzi, come potete sentire questa è la canzone, a mio parere non è fantastica come le precedenti ma è comunque bella. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!